tutti dobbiamo rispettare. Appunto, magari il fatto di questa parola magari, ecco, è solo per gli extracomunitari che non conoscono. Per tutti sicuramente, extracomunitari. Forse ve ne siete pentiti un po' di aver aggiunto quella parola extracomunitaria. No, io non mi sono pentita di quello che ho scritto, l'ordinanza l'ho fatta io. Un'interpellanza comunale presentata da due consiglieri comunali della Lega a Caltanissetta sulla necessità di affiggere un'ordinanza decalogo con le principali regole comportamentali da far rispettare agli extracomunitari che sconoscono a causa delle diversità culturali il modo corretto e sano della vita cittadina e che in quel modo sarebbero aiutati a rispettare la città e i cittadini che li accolgono. Allora, l'interpellanza è fatta sul centro storico in generale, su tutte le criticità. Poi, in particolar modo, c'è questo punto soltanto che parla degli extracomunitari, perché sono di diversa cultura, sicuramente. Ma io non mi sono pentita, io sono ferma e convinta che questo avviso serviva per tutti. Sentire quella cosa ci ha fatto veramente uscire fuori dal normale. Si sono sentiti un attimo un po' offesi di questo, ne abbiamo discusso, ne abbiamo parlato. Questo non è che va bene, è brutto cosa questo. Vedi, ognuno è arrivato al paese, lasciato il suo paese, è arrivato qua per vivere un po' tranquillito. Quando vedi che questo cartello è così, loro pensano è brutto cosa questo. Quali sono, diciamo, le regole principali che non rispettano? Allora, principalmente parliamo di conferimento, che non c'è il corretto conferimento. Addirittura per le vie, nei vicoli troviamo delle carcasse di pecora. Abbiamo visto qua giocare a calcio in piazza Garibaldi, è chiaro che non è colpa loro se non lo sanno, dobbiamo anzi aiutarli ad integrarsi. Tutti dovevano eventualmente rispettare. Però là si parla solo di extracomunitari. Perché? Perché se io non conosco le regole di un posto, come faccio a rispettarle? Vorresti iniziare, tipo, per esempio, anche ad imparare a fare la differenziata? Non è che stranieri non la fanno così, anche italiano pure. È vicino a mio casa e tutti le fanno italiano, anche fanno così. Qualche tuo vicino italiano non ancora la differenziata non la fanno? No, non la fanno, non la fanno, non la fanno. Io ho visto tanto, non la fanno. Noi da anni diciamo che bisognerebbe fare un progetto serio di integrazione. Integrazione significa prima di tutto scambio, a mio parere, scambio di culture, perché queste persone sono portatori di culture altre. L'accoglienza è questa, mettersi allo stesso livello, non crea nessuna differenza. Noi abbiamo fatto dei progetti qua con dei ragazzi in scuola elementare, dove abbiamo fatto la scuola del riciclaggio e loro ne pensano a noi. I ragazzi sono bravissimi, anzi, i ragazzi sono stati di esempio per i genitori. Qualcuno ha voluto colpirmi e strumentalizzare per evitare di rispondere e dare le risposte ai cittadini e alla città. Il sindaco non è venuto al question time e quindi è risultato inadempiente, non ha risposto. Il sindaco invece del decalogo ha fisso l'articolo 3 della Costituzione davanti al comune. Allora, guardi, il sindaco avrebbe fatto bene a tacere, perché? Ve lo spiego. Ha ricevuto l'interpellanza giorno 1 di febbraio, ha preso parola dopo 20 giorni, per cui se avesse avuto da ridire qualcosa di serio, perché purtroppo serio non è stato, avrebbe dovuto farlo immediatamente. Ne ho preso due notizie sulla stampa e chiaramente ho preso la mia posizione netta contro questo tipo di modo di agire. Non è che il centro storico ha dei problemi perché ci sono i migranti, nella maniera più assoluta il centro storico ha problemi perché ci sono problemi. Si dice che loro hanno invaso il centro storico, ma il centro storico era chiuso. Noi siamo riusciti ad aprire 25 negozi di varie realtà, cioè loro hanno messo in movimento una parte della città che era chiusa, che avevano abbandonato in Issenia, andandolo fuori dal centro storico. Noi con loro abbiamo dato vita a questa realtà. Io sento che io nato qua, io anche piace quando cresce la città, io anche piace così.